Dopo aver ripercorso la genesi della falsa collaborazione di Vincenzo Scarantino e le condotte che hanno contribuito in maniera determinante alla sua collaborazione, ora dobbiamo riavvolgere il nastro e partire dall'arresto del falso collaboratore. Lo ha detto il PM Stefano Luciani, proseguendo la requisitoria al processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, che si celebra davanti al Tribunale di Caltanissetta, imputati. Per calunnia aggravata in concorso ci sono Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, presenti in udienza. Sono i poliziotti del gruppo Falcone e Borsellino della squadra mobile di Palermo. La discussione di oggi, ha aggiunto il PM, prevalentemente si basa sulle dichiarazioni di Rosalia Basile, moglie di Scarantino, i cui racconti sono ritenuti veritieri perché non ha mai cambiato versione. Il sostituto procuratore ha raccontato dell'aggressione del luglio del 95 ai danni di Scarantino avvenuta a San Bartolomeo al Mare l'indomani che gli fu fatto notare che Scotto, il giorno della strage di Via D'Amelio, era a Bologna e non a Palermo, come precedentemente affermato dal falso collaboratore di giustizia, e che voleva raccontare la verità e andare in carcere. Non è che impazzisco, la cosa che mi ha dato fastidio è che la responsabilità la fanno cadere a me. Io, Scotto, non lo conosco, non ho mai saputo niente di lui, aveva detto Scarantino durante le udienze sul depistaggio. Scarantino avrebbe contattato anche un giornalista per raccontare la sua ritrattazione. Io della strage non so niente, queste persone sono innocenti. Io parlavo con la barbera, dopo la telefonata mi sentivo libero, mi sentivo in spiaggia, aveva ancora detto Scarantino, ascoltato nell'ambito del processo sul depistaggio.